vi posso già dire che secondo me sono piaciuti tutti e tre abbastanza, perché sì sì, cioè, dopo passata la parte io qua che sento gli odori, ma non potete capire, è la prossima volta anche la nutrizionista presentatrice, quindi mangiando e masticando magari vi racconto. Non sto scherzando ovviamente. Quindi secondo me passata la fase di ok, analizziamo questo piatto, vediamo com'è, proprio vado giù di aperitivo, in anticipo di cena. Scusami. Il mondo dei food blogger, devo dire, è un mondo molto molto affascinante. Hanno... Facciamo tornare tutti. Siete pronti? Io conosco principalmente Tamara, appunto, e poi insomma la nostra eccellenza anche in cucina, la nostra blogger, insomma a livello nazionale parla come professione, ok? E questa parte dell'utilizzo appunto della situazione italiana food blogger. C'è bisogno, lo faccio, lo faccio. E ha molto seguito e secondo me è un po' il passaggio di testimone dalla tradizionale amore per la gastronomia, quello che si cullava nelle nostre case, no? Che era appannaggio delle nostre nonne, delle nostre mamme, è un modo appunto per portarlo anche nel sistema comunicativo, che è appunto quello dei social, è molto molto affascinante. E a me affascina pensare che queste ricette possano anche valicare i confini italiani. Mi piace veramente pensarlo, mi piace pensare che appunto queste ricette uno provi a farle a casa, insomma è veramente un mondo molto molto interessante e è strettamente collegato anche con la salubrità, perché tipicamente chi sa cucinare sa anche cucinare in maniera salubre, è una cosa che ho riscontrato. Hanno finito anche il giudizio della terza partecipante. Breve riepilogo di nomi delle tre food blogger finaliste e dei loro piatti presentati a noi, mangiati da loro. Claudia Bonera, Lombardia, il suo blog è la cucina di stagione blogspot.it. Ha presentato all'assaggio per questo contest i paccheri di pasta fresca con moscardini e ristretto d'acciuga. Ovviamente il pesce è sempre presente in tutte e tre le ricette. Secondo piatto in sfida, quello di Serena Bringheri del Lazio, il suo blog è cucinaserena.it, ha fatto assaggiare sable tarte all'anice verde di Castignano, purè allo zafferano piceno, cozze e polvere di cipolla rossa piatta di Pedaso. E infine, appena assaggiato il piatto di Sara Sguerri, Toscana, il suo blog all'indirizzo www.pixelicious.it, è stato assaggiato il crudo e cotto di gallinella e nella rosa al tartufo nero su cialdine di lenticchie con maionese alle olive. Cosa abbiamo qui? Abbiamo le menzioni speciali, perché questo è un piatto veramente, vabbè, presentato così non può che rimandarci ai piatti da presentare a un bambino. La miglior ricetta per bambini è stata vinta da Elisa Di Rienzo del Veneto, il suo blog ha questo indirizzo fiordicappero.com, fiori allo zafferano con palamita, bello da vedersi, accattivante per i bimbi. E è stata messa in gioco in questa ricetta la farina semi-integrale Gentil Rosso dell'antico Molino Santa Chiara, lo zafferano piceno, l'uovo, per il ripieno la palamita, le patate dei Monti Sibillini, l'olio extravergine e il patè a base di oliva tenera ascolana come appunto ingredienti di riferimento per il food contest. E qua però dovevamo farlo assaggiare a un bimbo, ma è stato fatto? No, i bimbi siamo noi. Facciamo uscire il bambino che hanno dentro, no? Esce fuori, ricordi. Comunque la presentazione, quando effettivamente i bambini mangiano da un po' tutti. E questo è veramente molto gioioso e giocoso.
è stato detto anche, i giudizi possiamo dirgli adesso, perché noi il fatto è stato vinto, e mentre loro stanno assaggiando anche le ricette della menzione come miglior ricetta per bambini, si stanno occupando del calcolo, giusto Barbara? Tu dimmi Barbara, quando è che vuoi fare una sintesi interrogativa di questa serata? Un buchetto. Ok, spazio. Perfetto. Non sai perché? Perché io ho evitato di parlare di tantissimo, facendo appunto, c'è molto da dire, da ricordare, le associazioni da ricordare, i saluti, i ringraziamenti, è veramente stata una manifestazione. Ma quando è che è partita questa? Quando è che è partita? L'anno scorso, vero? Bamba. È partita quest'anno a settembre. Settembre 2017, sì, l'anno scorso. 2017. Sì, un attimo, sì, settembre 2017, ragione. 2018 appena annunciato, ok. Sì. Quindi abbiamo lanciato questa collaborazione. Quello che volevo dire è che oltre i partner che tu hai citato, mi premeva personalmente ringraziare tutti. Quindi abbiamo anche come partner sia Slow Food Piceno e quindi il fiduciario Nelson Gentili, abbiamo anche come partner il presidente dell'associazione Anice Verde di Castignano ed è qui Sergio Corradetti, perché è un gruppo di lavoro e quindi giustamente è bene ricordare tutto il gruppo di lavoro. Poi volevamo dopo ricordare, non so se lo vuoi fare adesso, questo food contest che è nato a settembre, era il 2017, e ci siamo incontrati veramente d'estate con la delegata dell'Associazione Italia Food Blogger nel nostro ufficio a Montebrandone e abbiamo lanciato l'unione, perché noi abbiamo unito oggi la pesca, che in genere è poco social, è poco su network, quindi è un settore, come si dice, primario, così come gli agricoltori, le eccellenze del Piceno. Entrambe queste eccellenze, sia l'agricoltura che la pesca, per me sono entrambe poco legate ai social network, invece noi abbiamo messi insieme, infatti, cioè abbiamo fatto questo forte contrasto e grazie a Associazione Italiana Food Blogger, quindi a Tamara Cinciripini e grazie poi tutto anche al coinvolgimento dell'alberghiero, sia l'alberghiero ma anche l'istituto agrario di Astro, cioè sul piano, quindi oggi siamo qui all'alberghiero, però ricordiamo la fattiva collaborazione che è iniziata e voglio anche ringraziare il dirigente, che oggi non è qui per motivi di salute, la dottoressa Maria Luisa Bacchetti, visto che tu prima hai ricordato la reggente, che adesso è anche arrivata, se alla fine vogliamo farvi dire le parole, e se vogliamo approfittare, siamo anche un istituto dell'eccellenza, che è l'area di Astro, sicuramente, ma è quello che è centrale in questo percorso. Tornando ai nostri blogger, ne eravamo 48, si sono praticamente iscritti a livello nazionale, quindi sono tutti blogger professionisti, ricordiamo questo. Poi di questi siamo arrivati a 28 selezionati, noi a 28 blogger selezionati grazie alle 11 eccellenze che alla fine mi preme nominare una a una, che sono davvero delle nostre perle rare qui del Piceno, sono quelle che abbiamo visto nella ringraziare, mi preme particolarmente ringraziarle a uno a uno, perché hanno anche offerto tutti i prodotti abbinati col pesce per la cena di gala che è di promozione, perché comunque questo evento viene un evento gratuito e non ha avuto né contributi né altro, quindi è stato fatto grazie alla volontà di persone che sono messe insieme pesca e comunque l'agricoltura. Andando a Via Piarazzi, da 28, abbiamo seguito a 28 questo pacco, che sono questi 11 prodotti che vedete alla vostra sinistra, quello è il pacco di prodotti di un cuore hashtag, un cuore per ricostruire, ringraziamo infatti Roberto Tommasone, che ha anche un'azienda, poi lo Zafferano Piceno, vedremo dopo, che ha permesso questa fattiva collaborazione andare avanti. È arrivato il pacco a loro, hanno fatto ciascuno, c'è da dirlo, due ricette, qui sono scelti quelli, i finalisti di oggi, tre finalisti, però abbiamo fatto in totale su 28 due ricette, quindi libere. L'unico obbligo che avevano, che abbiamo imposto, era quello che ci premeva a noi, la Regione Marche, come ha ricordato sia Fabio Urbinati che il dottor Uriano Megoni, ossia il pesce. Quindi il nostro pesce, quello povero e sostenibile, che noi tutti spesso ci dimentichiamo che abbiamo, una filiera corta, che l'abbiamo più vicino, e ostiniamo oppure compriamo quello che ci vogliono passare magari dai supermercati o anche, mi dispiace dirlo, molti ristoratori. E quindi vorrei far portare a riscoprire, a usare questo pesce povero, massivo, dimenticato, che però c'è, è una grande risorsa anche economica della Regione Marche, e questo mi viene a dirlo, in abbinamento a 4 eccellenze, quindi su 11 ognuno di questo piatto ha 4 prodotti dentro, e non era facile abbinare le eccellenze però con prodotti e sapori anche molto forti ognuna, perché le abbiamo sentite, no? Quindi diversi prodotti che poi loro l'hanno sentito. Ah beh,
molto forti che abbiamo provato, però degustato, quindi sì, è stato molto bene. Alla fine abbiamo fatto la commissione tecnica, quindi con i partenariali tutto insieme, e abbiamo scelto praticamente i tre finalisti di oggi, questo da dire. E grazie. Noi abbiamo assegnato il premio delle due menzioni. Anche qui ricordiamo la menzione che abbiamo visto prima, questi fiorellini, un piatto molto bello, dedicato ai bambini, perché vogliamo anche, siccome io rappresento un centro di educazione ambientale, quello che facciamo è anche informare verso uno stile anche sano e sostenibile. In questo caso abbiamo preso in riferimento i bambini, perché sicuramente una sana educazione alimentare deve iniziare dalle prime, dalla prima età, perché sennò è più facile anche plasmare, diciamo così, questi bambini. Anche del gusto, perché già quando i bambini crescono sono già tra virgolette iniziati dalla famiglia, magari dai alimentari, non è solo del pesce. Io e quindi qui ci allacciamo a quella famosa campagna che abbiamo tanto citato, che è Pappa Fish, quindi sì, grazie appunto all'intuizione del nostro qui referente Giuliano Meconi e Fabio, quindi Urbinati all'epoca la regione, insieme all'attuale assessore Sara Giannini, che ricordiamo, hanno preso questa grande intuizione che tutti oggi ci riconoscono, sì, a Expo, a Milano, a Bruxelles. Io voglio dire che noi abbiamo fatto il bando, stiamo aspettando l'esito del prossimo bando, e noi abbiamo proprio coinvolto già la Fondazione Veronese, che ci ha dato il patrocinio. Ottimo. Quindi proprio perché noi lavoriamo su una base di conoscenze scientifiche, eccellenze, certo. Questo portare il territorio. Noi siamo presi molto, esatto. Anche questo è il patrocinio della Fondazione Veronese, certo. Sono fiera perché lavoriamo a un livello di informativo alto, e comunque è importante, sì. Secondo me, continuare in questa strada comunque. Quindi è importante, certo, certo. E noi facciamo anche altre iniziative, a parte per i bambini, in cui informiamo la cittadinanza sul consumo sostenibile e comunque anche sano, come tu poi meglio di me saprai. Ti lascio la parola. Ok, quindi adesso è arrivato la seconda menzione, il miglior report fotografico del Food Contest Un Mare di Marche. È di Tania Scott Daniello, toscana. Il suo blog ha quell'indirizzo Lovely Taste, questo gusto amabile. Questi sono gli ingredienti della ricetta. La ricetta è cappelletti di patate in fumetto leggero, profumato di zafferano piceno, con bombole, petali di cipolla rossa piatta di Pedaso e scali di castufo nero dei Monti della Laga. Ci avete fatto caso che il nostro food contest ci sono le Marche, no? Come regione protagonista, ma la cosa simpatica è appunto che le finaliste appunto vengono dalla Toscana, dal Lazio, dalla Lombardia. Non ci dimentichiamo che queste ricette poi stanno sul loro blog. Che questa cosa avrà una eco, appunto, le vincitrici appunto è stato dato modo anche a loro di conoscere prodotti tipici o appunto caratteristici della nostra regione. E veramente io qui ci penso, appunto la dottoressa Zambuchini parlava dei pescatori, questo mondo che con i social ha poca dimestichezza, ma veramente questa iniziativa è riuscita a mettere insieme tutto. Complimenti Barbara, quindi veramente complimenti a te, complimenti a Tamara e a questo evento, perché qualsiasi cosa io mi viene in mente, appunto, c'è stata veramente una collaborazione che, mamma mia, scalda un po' il cuore di questi tempi, quando si parla di cibo si parla un po' di disunione, no? Ci sono anche diverbi, anche sciocchi. Mi piace il discorso della scientificità che sta appunto alla base appunto della scienza della nutrizione, l'educazione alimentare dei nostri bimbi, Pappa Fish nelle danze scolastiche, il gusto particolare, le spezie, l'utilizzo delle spezie e degli aromi locali per non ammazzare ed appiattire il gusto con l'utilizzo scriteriato solamente del sale, per esempio. Quindi proprio veramente c'è tutto, c'è la comunicazione ai tempi appunto del web, dei social, c'è la ristorazione, cioè guardando sono contenta, l'unica cosa che mi manca è che non ho provato i... non lo so, come potrei vendicarmi? Niente, sono comunque ospite alla cena di gala, grazie. Prego Barbara. Allora, io sì, nel frattempo volevo presentare, visto che stiamo in attesa, no? Che stanno facendo, scegliendo, mettendo su i voti che abbiamo fatto per fare quindi il vincitore, proclamare e decidere il secondo e il terzo, che comunque erano entrambi tutti ottimi piatti, anche per la fantasia. No, abbiamo primo, secondo e terzo finalista, abbiamo tre, quindi alla fine tre livelli, alla fine l'abbiamo fatto, sì, anche se era difficile, penso, sono tutti d'accordo con me.
Io nel frattempo vorrei dare, siccome si parla di sempre di pesca, pescatori, ma sono qui. Faccio tipo, siamo qui, ne abbiamo diversi, quindi io ringrazio la piccola pesca di Pedaso e la mia rappresentanza Francesco Ciarrocchi, ringrazio in particolar modo, poi glielo chiamiamo anche a due parole, no? Penso, quindi curiamo, posso chiamarlo, no? Abbiamo Basilio Ciaffardoni, se vuoi venire, prego. Viticoltore, quindi è un impianto allevamento di cozze, di San Giorgio, meglio detto Cozzaro Nero, e do la parola a voi. Buonasera a tutti, siamo sicuri che le ricette qui proposte sono state eccellenti, d'altronde quando ci sono prodotti del territorio possiamo avere la certezza che ogni cosa che viene proposta ci abbiamo accettato. Noi stasera come outsider presentiamo due ricette che sono l'espressione delle nostre tradizioni, naturalmente prodotto pescato stamattina con un connubio mare monti, una le cozze di Ciafo ripiene con il pecorino dei Sibillini. Abbiamo scelto questa ricetta perché abbiamo avuto l'onore proprio quest'estate di proporla su TG5 sulla rubrica Gusto. È un piacere per i pescatori che sono, come diceva Barbara, poco avvezzi alle escursioni televisive, alla notorietà. Abbiamo avuto una grande audience di pubblico perché come prima edizione abbiamo avuto quasi 5 milioni di telespettatori. È una ricetta che abbiamo voluto creare per dare un contributo alle popolazioni del cratere colpite dal sisma, quindi abbiamo legato il sapore delle cozze ripiene, davvero buono, con questo pecorino dei Sibillini che viene spalmato un attimo prima di metterla a fuoco. Stasera ve le proponiamo. Un'altra ricetta, sempre molto semplice, l'abbiamo denominata antica ricetta segreta. E non è la classica proposizione delle cozze marinate che assaggiamo in tutti i ristoranti, ci sono dei particolari sia sulle modalità della cottura. E poi c'è un ingrediente segreto che vi presenterò nel momento della proposizione. Questo ingrediente segreto è stato legato al mondo dei prodotti del mare nell'antichità, quando nelle nostre coste, quando non c'erano gli approdi o i porti che noi siamo abituati a vedere adesso, c'era praticamente l'imbarcazione quella del tempo, le paranze, quando c'era mare mosso, approdavano in spiaggia e venivano aiutate a salvarsi dalla furia del mare dai contadini che avevano le abitazioni lungo la costa. E non c'era la possibilità di ricambiare queste cortesie con le monete, allora c'era stato un edificio, c'era tutta una serie di realtà politiche diverse e quindi non c'era una moneta comune. Qual era la moneta di scambio? C'era il baratto, quindi i prodotti del mare con quelli della terra. E i contadini hanno avuto la possibilità di mettere un ingrediente segreto e i pirati saraceni si staccavano a quel tempo. È una spezia particolare che poi è presente. Comunque, voglio essere sintetico, sono sicuro che queste manifestazioni, in particolare in questo momento, danno un grande contributo alle popolazioni del cratere, alle quali noi testimonieremo sempre la nostra vicinanza. E poi per i prodotti del territorio, che comunque possono essere una testimonianza del valore del nostro lavoro, delle nostre genti, che è stato esportato un po' in tutto l'Europa e in tutto il mondo. Grazie e buon proseguimento. A lei. Un saluto e ringraziamento anche agli Iges Piceni, perché oggi per esempio ho condiviso la posta proprio che su Instagram di questo evento avevano postato appunto gli Iges Piceni, e era una bella foto accattivante, e appunto gli Instagram Piceni sono veramente, cioè, sono delle foto veramente molto molto belle, anche quelle divulgative e efficaci. Ringraziamo anche il Marche Turismo. E a questo punto ci siamo quasi, e i calcoli penso siano quasi conclusi. Ok. Da cosa partiremo? Partiamo dal primo? Dal terzo, secondo, primo? Partiamo dalla premiazione delle menzioni. Ok, quindi cominciamo premiando le menzioni. E noi abbiamo pensato, siccome abbiamo un attestato, e abbiamo il cesto offerto da sempre l'asta di un po' di costruire le 11 eccellenze. Ok, li trovi qui davanti anche quelli più piccolini. Ok, quindi questi due pacchi, sì, insieme per costruire l'attestato, e chiamerei per premiare, siccome sono sopra le parti, uno è il presidente della Lice Verde Castignano, Sergio Corradetti, che lo invito a raggiungerci. Buonasera. Però non so se vuoi sentire la dirigente dell'istituto Celso Piani. Buonasera.
La dirigente Agostini, mannaggia, la dottoressa, la professoressa, tutto. Buonasera, benvenuti. Miriam, scusami, ti passiamo l'attestato. Okay.